penso che l'attore abbia un compito nella vita, arduo ma splendido, quello di consolare. L'attore deve consolare, deve essere un infermiere dell'anima. Ecco, e dunque per fare questo lui deve sapere trovare la sua parte di pianto, la sua parte di riso, deve conoscersi, che se non si conosce. Per essere attori, quindi, non mi sembra sufficiente la bella dizione, la bella voce, la disinvoltura, l'elegante quanto narcisistico porgere, ma calarsi nel proprio buio profondo per risalire poi portandosi alla luce. Fiera degli Esposti. Ecco, È un recital? No. È un'intervista? No. È uno spettacolo? No. È un fatto, una delle battute che io dico è qualcuno di lei ha detto non è un'attrice, è un fatto. Ecco, questo spettacolo è un fatto, sì. Qualcuno di lei ha detto non è un'attrice, è un fatto. Ma io ho trovato la forza in una specie di, adesso non dire specie, ma di fede che ho sempre avuto, cioè l'idea di non essere sola. Ho pensato che il fatto di sentirmi in compagnia mi aiuti, altrimenti se fossi così logica, così come dire, finisce tutto, va, ecco, se avessi questo tipo di cose, mi sentirei un po' in solitudine e anche, diciamo, ho bisogno dei miracoli. E io credo che se uno guarda nella vita più attentamente, questa è la mia angolazione visuale, i miracoli avvengono. I miracoli sono piccoli avvenimenti quotidiani che se uno è attento li vede. Ho scoperto, per fortuna, che esisteva un mestiere dove la gente avrebbe pagato per ascoltarmi, avrebbe dovuto stare seduta e oltretutto guardarmi e zitti. Le radici per me sono determinanti perché io non ho questa necessità di essere espansa, di viaggiare, di andare a vedere i paesi. Certamente li ho visti, certamente li apprezzo. Ma io sarei felicemente anche nata in un paesino perché mi interessa tutto quello che è verticale, tutto quello che va in profondità. E dunque chiaramente le radici per me sono importanti perché sono proprio quelle che affondano nel terreno. Ti piace essere celebrata, essere... Beh, sì, mi piace perché di solito questo si fa con i morti. Invece a me fa molto piacere che lo facciano mentre sono viva. Una grande